uomo che non ricorda più il suo nome sale su una montagna, sotto un cielo che promette tempesta. Accende un fuoco e comincia a mangiare dei funghi psicoattivi, uno dopo l'altro, per ore, fino a morirne, all'apparenza. Da lì inizierà un viaggio a ritroso alle origini della sua vita e dell'universo. Dagli anni delle feste psichedeliche nel deserto del Marocco alle cerimonie sciamaniche nel cuore della foresta amazzonica. Dalla convivenza con un rospo messicano all'incontro con una strega che vive in una grotta contornata da corvi. Dai gruppi di costellazioni familiari a quelli di sognatori astrali che vogliono uscire dalla Matrix come in un film di fantascienza. Un viaggio alla ricerca del proprio nome segreto, della sua essenza più profonda, oltre il velo delle personalità che il nostro protagonista ha interpretato lungo il corso della sua esistenza, raccontato seguendo la progressione simbolica degli arcani maggiori dei tarocchi, attraverso le varie densità dell'albero della vita cabalistico. Un oggetto narrativo non identificato tra il memoriale e la graphic novel. Una storia di cura, un'autobiografia alchemica, un canto per l'anima.